Come tanti inutili idioti si erano messi come calzari al piede per non affettarsi da polviretti, non da civella. Qui abitano i nostri nemici, qui abitano i nemici del Salento, qui abitano i nemici della Puglia, qui abitano i nemici del Mezzogiorno, qui abita chi vuole avere di mare i nostri oliveti, che ha venduto e depauperato la nostra cultura, la nostra terra, la nostra agricoltura. Se vogliamo salvare gli ulivi, eradichiamo la Coldiretti. Se vogliamo salvare gli ulivi, eradichiamo la Coldiretti. I nemici del Salento abitano qui. La Coldiretti ha fatto, insieme a Confindustria, un patto sulle biomasse. Montagne di soldi, montagne di soldi. In questi giorni preparano, perché soltanto sono burocrati, sono burocrati. Questi non hanno mai difeso il nostro territorio, non hanno mai difeso la nostra cultura, non hanno difeso mai la nostra agricoltura. A favore dell'eradicazione dei nostri olivi. I sostenitori del piano Silletti abitano qui. Loro chiamandono i propri tecnici ad informare la gente che gli olivi vanno eradicati. Pantaleo Piccinno, eradica i tuoi olivi visto che si sono ammalati. Sono andato in Europa a dire che abbiamo la peste. Cari cittadini, la peste abita qua dentro, abita in queste stanze, la peste non si tocca, non si toccano gli ulivi, la cultura non si tocca. I nostri nemici del Salento abitano qui, si chiamano Coldiretti. I nemici della nostra terra si chiamano. Stanno mandando i loro tecnici!
Bazzinella, incavolati! Per non affettarsi da colpi rossi, mettiamoci calzati ai piedi coloro che volevano impedirci la benedizione del ramuccello d'olivo! Si chiamano colpi diretti! Coloro che volevano impedirci di benedire il ramoscello d'ulivo si chiamano colpi retti, si chiamano colpi retti, i nemici della nostra terra, si chiamano colpi retti, per salvare gli ulivi eradichiamo i poteri forti, eradichiamo colpi retti. Un popolo civile non ha bisogno della polizia! Siamo per l'eradicazione della Coltiretti! Ci hanno sputtanati in tutta Europa mettendosi i calzari ai piedi! Ci hanno sputtanati in tutta Europa! Hanno detto che la Puglia è appestata! La vera peste si chiama Coltiretti! Da scuola facevo le manifestazioni, ho fatto far sciopero, ho detto... Vergogna di Pulsiatori di Mezzogiorno! Un popolo civile non ha bisogno di polizia! Siamo qui! Bravo! Bravo! Cosa c'è il sito? Che cos'è la parola di Dio? Tu sai, non ci e non ci fermeremo! E incendio, no? Siamo contro la Coltiretti, i nemici della nostra terra! Coltiretti vale! I nemici della nostra agricoltura! Abbiamo qui una manifestazione, oggi si è tenuta questa manifestazione sotto Coltiretti, a caldo. Ma intanto non è una manifestazione, ma è un gruppo spontaneo di persone che hanno voluto così manifestare in maniera pacifica un dissenso rispetto ad alcune politiche, non sono chiaramente a favore di questo territorio. Noi abbiamo sfidato la Coltiretti di dire esattamente qual è il suo punto di vista, se è vero che sta dalla parte dell'agricoltura salentina oppure se sta con altre lobby, con altre cose. Quindi è una sfida che abbiamo lanciato in maniera pacifica. Speriamo che nei prossimi giorni ci dicano che loro sono dalla parte di questa terra e dalla parte degli ulivi, altrimenti continueremo a infastidirli con queste punture di zanzara che abbiamo fatto in maniera pacifica. Pacifica, ricordiamo.